La domanda è semplice, perché ho visto lì nella. Ho Tieni il microfono visto davanti. che si parla dell'intervento della fratellanza cosmica degli extraterrestri per Sì. portare in salvo una parte dell'umanità. Sì. E questi sarebbero, quindi saranno, sono. Gli eletti, ma eletti si può diventare o si nasce? Questa è la mia domanda. Chiede il signore Giorgio se, allora, visto che è evidente che la fratellanza cosmica è qui con i suoi mezzi e che saranno loro a prelevare gli eletti, ecco, eletti si nasce o ci si può diventare? Questa è la domanda. O Oppure tutte e due le cose. tutte e due le cose? Entrambe le cose. Si nasce perché lo spirito che si incarna in questa dimensione è eletto perché nelle precedenti incarnazioni, quindi noi con questo vi dico che crediamo nella reincarnazione, nelle precedenti incarnazioni ha espletato la stessa missione e quindi è un missionario che viene sulla Terra e trasmette il messaggio delle dimensioni superiori, il messaggio di Dio. E questo quindi ci si nasce, ma ci si può anche diventare. Perché se una persona comune come noi, come me, come voi, incontra un messaggero di Dio eletto, può diventare anch'esso, dopo essere stato chiamato, cioè la chiamata, può diventare eletto e quindi si ci può nascere eletti e si può diventare eletti. Ciò che conta sono le opere. Perché l'elezione non è una raccomandazione o una scelta per simpatia. L'elezione bisogna guadagnarsela con le opere e con molta sofferenza. Perché in questo mondo di sofferenza, quando tu dai agli altri, sapendo che non devi ricevere in cambio anche niente, si soffre, però poi si guadagna appunto l'elezione. Tutti quelli che hanno dato con amore al prossimo, senza chiedere in cambio nulla, diventeranno eletti ed erediteranno il regno di Dio. Quello che Pier Giorgio vi ha descritto prima, lo erediteranno tutte quelle persone che metteranno in pratica ama il prossimo tuo come te stesso. L'altro giorno ho avuto una discussione con un pastore presbiteriano, qualcosa di vicino agli evangelisti, che lui diceva che la reincarnazione non è vero perché nel Vangelo c'è una frase, io gli dicevo le frasi classiche che mi avete insegnato voi. E lui mi diceva che però c'è una frase dove Gesù dice come è vero che l'uomo ha una vita sola. E dov'è questa frase? Lo dice in un. Ma lui mentre leggeva il Vangelo me lo diceva. Non so dove sia, sinceramente. Però. No, non lo sai perché non c'è questa frase, non esiste. È una grande menzogna. Io Questo credo. pastore ti ha detto Giorgio. una grande bugia. Credo che sia C'è qualcosa di simile in In una una. lettera di San Paolo, forse. Vabbè, se parliamo di Probabilmente San si riferiva. Paolo, non Sì. stiamo parlando del Vangelo. Probabilmente si Appunto. riferiva, io penso, alla vita spirituale, no? della persona. Io ho pensato così. No, guarda, caro, se ti posso interrompere, ti spiego. Il pastore ti ha detto una grande menzogna. Non c'è una frase dei quattro Vangeli dove Cristo parla di una sola vita. Anzi, ci sono decine di passi dove Cristo parla della vita spirituale, dove Cristo parla della resurrezione, dove Cristo parla della condanna o del premio che l'uomo avrà dopo la morte. Quindi,
E anche nel Vangelo si parla della reincarnazione più volte. Se vuoi, io ve li cito tutti i passi del Vangelo. Mentre non c'è mai da nessuna parte che si parla di una sola vita, c'è solo una lettera di San Paolo, credo ai Tessalonicesi o ai Corinti, non ricordo esattamente, dove parla di una vita unica. Però San Paolo non era il Cristo Nazareno e nemmeno gli apostoli lo erano. Ammesso che si riferisse San Paolo a una sola vita, nessuno è perfetto come lo era Gesù Cristo. Poi bisogna interpretare a secondo di ciò che... Se me lo leggete questo passo, io ve lo spiego, di San Paolo. In ogni caso, è una grande contraddizione. Se San Paolo ha detto che c'è una sola vita, ha contraddetto ciò che il Cristo dice nel Vangelo, che parla di diverse vite. Ti faccio un esempio, fratello. Posso? Sì, ti ascoltiamo, Giorgio. Se lo potete girare al pastore che racconta queste bugie, così lui un po' si ravvede. Nel Vangelo, che apre il Vangelo di Marco, ma anche Luca, c'è scritto che l'arcangelo Gabriele appare a Zaccaria dentro il tempio, nell'altare, e appare l'arcangelo Gabriele a Zaccaria vecchio e gli dice: preparati che tu e tua moglie avrete un figlio, lo chiamerete Giovanni Battista, perché lui è un profeta del Signore. Ed è porta dentro il suo corpo lo spirito di Elia. Elia era nato 500 anni prima, aveva un corpo, si chiamava appunto Elia. Ora io vorrei chiedere al pastore, come la dobbiamo chiamare che lo spirito di Elia entra nel corpo di Giovanni Battista che nasce tramite sua madre? Come la chiamano gli evangelisti? Questa si chiama reincarnazione e non è una interpretazione mia, è una verità che porta l'arcangelo Gabriele a Zaccaria, il quale si stupisce perché è vecchio e non può avere figli e quindi dubita dell'arcangelo. E allora l'arcangelo gli legge nel pensiero e gli dice: siccome hai dubitato, ti faccio diventare muto finché nasce tuo figlio. E quello è rimasto muto fino a che è nato il figlio. Quando è nato il figlio, il Dio gli ha ridato la parola a Zaccaria. Questo è un passo del Vangelo concreto dove si parla della reincarnazione. Ma ce ne sono altri. Prego, Pier. Giorgio, ti ho messo su WhatsApp, allora è un passo della lettera agli ebrei, ti ho messo il passo di San Paolo, che dice: e come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione col peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Quindi io chiederei a San Paolo: se uno muore una volta sola, come fa ad aspettare Cristo per la seconda volta?